Peter Langkalt, Martin Rehmer, Georg Staudacher und Jürgen Brückner gefallen im Dienst für Führer und Vaterland am 4. Oktober 1944. Die Männer wurden ordnungsgemäß begraben, mit voller militärischer Ehre. So viel zum Nachschub von italienischen Truppen. Die werden schon kommen. Ich hoffe, unser Leben hängt nicht davon ab. Du bist ja nicht so müde, um noch an irgendwas zu glauben. Oder zu alt, um mir was vorzumachen. Komm schon. Du hast doch schon Schlimmeres erlebt. Eine Stellung nach der anderen geht uns verloren. Alles wird einfacher, sobald die Italiener hier sind. Wir setzen die Italiener auf die Partisanen an, während wir uns um die Amis kümmern. Abwarten. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Parola d'ordine. Sono qui per vedere al signor Rossini. Ah, al signor Rossini. Dammi sto fucile. Dammi il fucile. Poi me lo vedrai? Poi vediamo. Che c'è nella valigetta? Vino, sono qui per un affare importante. Mi ha detto di essere qui alle 10:30. E non sarebbe contento se sapesse che mi avete mandato via. Dimmi che stanno arrivando i russi o che la lava del vulcano sta per seppellire il villaggio. Sta un americano! Dice che mi deve parlare del vino! Salvatore, caro mio! Come stai, eh? Vieni a sederti con me. Hai portato quel gioco che mi avevi promesso? Certo, signora Singh. Siedi. Lemon 2, receiving heavy enemy fire from target Able Baker 109er, requesting artillery support. Over! I'm gonna need any ammunition, I'm gonna need reinforcements, I'm gonna need a new goddamn radio. Over!
Sergeant Malone reporting as ordered, sir. At ease, Sergeant. I have a special job for you, Malone. Lieutenant Watson and Charlie Company are pinned down a half a mile south of Monte Plano. I want you to run them a supply of fresh ammo and a new radio. With respect, sir, delivering ammunition is a job for the ordnance boys, not supply. You've been drinking? No, sir. How good are your men with their weapons? We don't get to see much action in supply, sir. In that case, I have just the man for you. Name of Packard, Corporal Packard. You give him a lift back to Charlie Company. He'll keep you out of trouble. Yes, sir. By Christ, don't you let those boys down. I won't, sir. Dismissed. Allora, signor Rossini, quante case di vino volete? Ah, già il vino. Dieci casse. Mille lire a cassa. Con tutto il rispetto, questo è un finissimo 1926 Chateau Latour. Una notte straordinaria. Le ultime bottiglie in Europa. Mille lire. Due mille. Ultimo prezzo. Mille lire, ultimissimo prezzo. Fare fatto. Aspetto la consegna al tramonto. Ci incontriamo al solito posto. Porta un amico se vuoi. Ma assolutamente niente fucili o oggetti appuntiti, è chiaro? Chiarissimo. Sempre un piacere fare affari con lei. Fella's gonna be late meeting Senior Rossini. He's right, Sal. We could cut the sergeant in. Are you nuts? What the hell for? That way we could get him to turn around and go back. Nah. You think Malone's gonna disobey an order? He would for 300 bucks. Get it. You know Malone. If he finds out we get all this booze, he's gonna drink it. Murphy, pull over. I gotta take a piss. Fucking Italians. Love to dang their dicks out in the woods. How else do you take a piss, Montana? I don't love to do it, Louie. I just do it. They look crazy. Sal, you speak Italian. Tell them who we are. Soldati americani. Americani! 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 Dai! Ma no, te l'ho detto prima che non si può fare così, eh? Ah. Ma allora non ha capito? No, no, una casella alla volta. Oh, ma non ci ha capito un cazzo, eh? Non voglio giocare più con te. Parla italiano, parla italiano. Dacci una cioccolata. Ok, boys, let's get rolling. Dio di benedica. Cioccolata, cioccolata. Aspetta, americani. Vediamo che fanno, vediamo che fanno. Americani, sono americani. Andiamo a fare la
shut up, Louis. Red Parrot, this is Uncle George. Go ahead, over. Requesting a replacement vehicle, over. No fucking way. Sal, go get that wheelbarrow. What? Can't walk there with all these cases, Sergeant. Well, guess what? This is your stupid fault, you dumbass. You fixed the truck. Take a shortcut through here. Finelli, you push. Prendiamo il camion, allora. Se ne vanno. La carriola non viene, Rossini. Vedi, questo è quello che succede quando gli italiani vanno a guidare in America. All right, you boys stay here. Packard and I'll check it out.
tempo è giunto per il compimento della nostra missione. Oggi sarete trasportati sul fronte. Il vostro compito sarà quello di osservare i movimenti del nemico e di riportarli al comando. In questo momento più che mai, la nostra nuova Italia ha bisogno di noi per riportarsi alle glorie che si merita. Domande? Meglio così. Fianco sinistro, sinistro! Wo kommst du jetzt denn wieder her? Paris? Berlin? Scheiße. Ich kann hier ohne Befehl nicht weg und du tust, was du willst. Aber du kannst dich immer hinter deiner Uniform verstecken, ich nicht. I know. Du solltest bei der italienischen Familie bleiben. Du beschwer dich ja nicht über die hübschen Töchter. Dispiace di avervi spaventato. Mia sorella è molto nervosa. Sa, bisogna stare attenti. Sally, ask him about enemy activity. Avete visto dei tedeschi qui in giro? No, mai. Francesca, vieni dentro. Vieni, non ti vergognare. Sono i nostri vicini. I suoi genitori sono stati ammazzati dai tedeschi. Poverina. Voi da dove venite in America? Brooklyn. Oh, mio figlio viene da Brooklyn. Giovanni Di Franco. Lo conosci? No, non lo conosco, mi dispiace. Che peccato. E c'era anche un cugino. Tanto tempo fa. Prima della prima guerra. Giacomo. Sì, Giacomo Pennello. Lo conosci? No, mi dispiace. È un posto abbastanza grande, Brooklyn. Sì. No. Lo sai. Don't move. I'm not moving. Who the hell are you? Tommy Kenroffs. One of the good guys. You're English? I'm Scottish. If you don't mind. That's a wee bit nippy out tonight. Can I come in? Buonasera, Sofia. Buonasera, Tommy. Tutti. Buonasera. Tieni, bevi un pochino. Oh, I don't know who's more scared just now, me or you. Are you a soldier, Tommy? Aye. Well, sort of. Me and my squad got captured by Rommel's crowd near Tripoli.
This was 1942. And they put us on a boat to Italy, which they sank in a huge storm. And then we drove for days on end to some godforsaken camp in the middle of nowhere. What happened to your regiment? Buggered the final. I can't quite decide whether I've been lucky or not. But one thing I do know is I've had quite enough war for one lifetime, thank you very much. And I don't want to go tempting fate a second time around. Do you know what I mean? So you never saw me here. Francesca, perché non mi parli? Francesca. Scusa, Francesco. Tre bocche da sfamare stanotte. Chi? Tedeschi? No, americani. Americani? Ah, quanti? Americani, hai visto? Abbastanza da tenerci occupati in cucina. Dovrebbe dire che non sono cammini oggi. Tenente Bruno Giannini, secondo reggimento Alpini Monterosa. Leutnant Bruckner, 334. Infanterie. Willkommen. Wir haben warme Suppe für Ihre Männer. Und sogar etwas Wein. Danke, Herr Leutnant. Rompete le righe. Jede unserer Patrouillen ist von Scharfschützen beschossen worden. Also die Partisanen haben das Gebiet dicht besetzt. Wir sind ja noch in der Problemzone von getrunken. Natürlich haben die sie reingelassen. Damit haben sie alle Flöhe im Sack und die Jagdsaison ist eröffnet. Prost. Erlaubnis, die Latrine nutzen zu dürfen, Herr Leutnant. Abtreten. Wolf? Komm, komm.
Senti, ho bisogno del tuo aiuto per mantenere gli uomini in stato di allerta. Dobbiamo dare nessun motivo ai tedeschi di guardarci dall'alto in basso. Nessun problema, certamente. Ecco, tutti così pieni di sé, sentono degli dèi. Tu cosa ne pensi? Chi dei tedeschi? Cosa pensi quando li stai guardando? Cosa viene in mente? Credo che hanno i pantaloni migliori dei nostri. Loro hanno sempre qualcosa di più. Più alti, più biondi. Io credo che ce l'hanno nel sangue. Forse Hitler ha ragione a dire che la razza aliena è una razza superiore. Ma lei, signor tenente, è intelligente. Ha i capelli quasi biondi, gli occhi azzurri. La gente vi chiama... Harry... una parola lunga. Aristocratici. Aristocratici, non riesco a dirla bene. Però quello che voglio dire è che lei non ha nulla da invidiare a quelli là. Tu lo pensi davvero? Sicuro. Mettiamo che lei sia in mezzo a loro. Io giuro che è uno di loro. Quando hai finito, vai a mangiare qualcosa, eh? Der nächste. Da kommt die Weile, das war alles. Mehr gibt's nicht da. Weiter, der nächste. Ah! So. Wobei du ein großer bist, kriegst du ein bisschen mehr, gell? Der nächste. Ihm schaut's auch, ihm schmeckt's. Ist schon gut. Geh weiter. Ist schon gut. Oh, fang cool. E dai che fame, dammi da mangiare. Dammelo ancora un po', ho fame. Tu, italiana, credi lo stefte. Ma che dice questo? Chi lo capisce a chi? Allora, cosa ha detto? Non so, non ci capisco niente. Wolf? Chi mi mai è? Tu, fragami cosa vuoi. Che cosa vuoi? Voglio mangiare. Ho detto che ho fame. Hai capito? Was sagt er? Hat Hunger. Ich auch. Ich hab schon Hunger. An Hunger. An Hunger. Sargente! Senti, io stare in giro non ci campo. Che vai, langweilmi nicht. Ma brutto porco, sai che sto a mangiare viene da terra di mio nonno, hai capito? Saga mai. Gib mir den Schöpfer her. Gib mir den Schöpfer her. Ma cosa stai facendo? Ferriga! Vieni qua! Vieni qua! Ferriga! Ferriga, mi perdo a detto! Ferriga! Silenzio! Silenzio! Silenzio, detto! Silenzio!
Ehr Leutnant! Mannschaft, alle treten! Out kind of quick last night, Louie. But I guess that's the Italian way. All done in 20 seconds. Funny, she looked kind of pissed off with you this morning. No happy, contented smile on them rosy red lips. She ain't got no teeth. Say what? She ain't got no fucking teeth. Oh, baby. Gums around your plums. No go, huh? Nah. But I'll tell you something, that old lady Sophia, she's a happy woman, this one. Oh yeah, who's the unlucky sass? Oh shit. She was sweet for him this morning. Hey chicken folk, how was it humping Granny? Huh? Did she take her teeth out for you? What are you on about now? Man, I'm telling your mom. Tell her what? Hey, you've been abusing little old ladies. What? Oh, you jerked my chimney. Also, zuerst grabt ihr ein Loch, ungefähr so tief. Dann legt ihr die Mine rein. Mine. Mine, was heißt Mine bei euch? Cazzo. Cazzo. Cazzo, grabt die Cazzo so tief, dass mindestens eine handdicke Erde darüber ist, sodass Wind und Wetter sie nicht entblößt. Die Cazzo wird vor der Abdeckung scharf gemacht. Auch müsst ihr darauf achten, dass die übrig gebliebene dunklere Erde die Cazzo nicht verrät. Die etwaige dunkle Erde, die übrig geblieben ist, müsst ihr dann vorsichtig wegtragen. Die dunkle Erde vorsichtig weg. Ihr habt eine Stunde Zeit für die Arbeit! Position Julius 9, keine erkennbaren Feindbewegungen. Stoßdruck auf Heinrich 4 angesetzt. Jawohl. Jawohl. Wann können wir mit Nachschub rechnen? Mit den Italienern geht uns langsam die Verpflegung ab. Hallo? Hallo? Wolf? Wolf! Jawohl, Herr Leutnant. Zwei Männer sollen die Telefonleitung kontrollieren. Es scheint, waren die Partisanen wieder am Berg. Ich schicke sofort zwei Männer los. Herr Leutnant, haben Sie bezüglich der Verpflegung etwas erfahren können? Die Männer sind hungrig und erschöpft. Man kümmert sich darum. Also nachts ist es hier immer noch sehr kalt und wir haben jetzt nicht mal mehr genügend Decken. Ich kümmere mich darum! Das heißt, sobald die Leitung wieder funktioniert.
Du hättest die Bazillen vorher abtöten sollen. Ich schwöre bei Gott, Thomas, als ich in ihre Augen sah, sie war so rein. Eine Hure, sie ist eine Hure. Du weißt doch, was das ist, oder? Es wird schlimmer. Bete, dass die Medizin rechtzeitig kommt. Und was, wenn nicht? Könnte dir zum Beispiel abfallen. Das ist nicht dein Ernst. Ich sag's dir einfach so, wie eine verrottete Wurst. Du musst nur lernen, ohne deinen Schwanz auszukommen. Er trifft mich eine Kugel. Ich sag's dir, ich hatte einen Onkel, der hat seinen letzten Krieg verloren. Eine Granate hat ihn einfach so abgerissen. Die Eier waren allerdings noch dran. Für was sind denn die noch gut? Du hättest sie einpudern sollen. Forza. Vivere della dignità o morire della vergogna! Fare il capori, bastardi maledetti! Herr Leutnant! Schütze Neumann und Schütze Kempter sind überfällig. Seit wann? Seit 2 Stunden. Ich werde jemanden schicken, um den Gefallenen zu holen. Sind Sie in Ordnung, Leutnant? Das war unsere letzte Chance. Jetzt sind wir allein. Grad Ost. Den Hügel rauf. 12 Grad Nord. Welcher Felsbrocken? Direkt vor Ihnen. Wir sehen keinen Felsbrocken. Da sollte aber einer sein. Felsbrocken. Schwarze, runde Linien, Felsen. Hellgraue Linien, Graben. Jetzt komm raus, 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 raus. Nimm das Gewehr, geh auf 14 Uhr und halt deine Augen auf. Wenn du dir jetzt eins ist, schick uns eine Postkarte. Lassen Sie mich ausreden, Herr Leutnant. Wir hatten eingewilligt, Sie zu unterstützen, solange wir nicht gegen Partisanen eingesetzt werden. Aber Sie sind unsere einzige Hoffnung, das Partisanenproblem unter Kontrolle zu kriegen. Immerhin sprechen Sie ja dieselbe Sprache. Das hört sich ja so an, als sollten wir Treffen mit denen haben.
Aber Ihre Männer könnten von den Dorfbewohnern erfahren, wo sie sich aufhalten. Die Dorfbewohner sind auf deren Seite. Die werden nichts sagen. Ich schätze, sie erwarten, dass meine Männer es aus ihnen rausprügeln. Ich habe schon so viele Männer an die Partisanen verloren. Es wäre mir egal, wie sie es machen. Ich werde das nicht zulassen, Leutnant. Meine Männer sollten an der Front sein. Die Front? Komm zu uns! Ist um uns. Wie soll ich denn einen Angriff abwehren, wenn ich meine Männer zwischen aufteilen soll? Ich beneide Sie nicht in Ihrer Situation, Herr Leutnant. Wären Sie denn damit einverstanden, dass Ihre Männer die Gegend um das Lager herum patrouillieren? Sie könnten ja jeden echten Kontakt vermeiden. Na gut, Leute. Das können wir machen. Hier zurück zur Arbeit. Das ist ein Befehl. Ja. Ist gut. Sieht los. Na gut. Ist gut. Ist gut, Junge. Das ist meine Schulter, Leute. Ist gut, ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut. Halt durch. Halt durch. Einmal Schuss. Los, raus, Mann. Nicht das Bein! Nicht das Bein! Nein! Nicht das Bein! Nein! Sie ist gleich vorbei! Sie ist gleich vorbei! Kapellan! Wir haben nur ein! Sei der Terra! Ab, 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 ab! Ho sentito anche voi sto odore. A dove mangio? Quello alla cacciatura. Oh!
Reno! Peppi! Fermi tutti! Non vi muovete! Buttate giù i fucili. Siamo tutti italiani, non è giusto che ci ammazziamo tutti uno con l'altro. Un poeta! Un cazzo di poeta! Facciamolo fuori per primo. Un momento. Noi siamo 9, voi siete solo 2. E allora? Abbiamo visto di molto peggio, sai? Non sarebbe la prima volta, vero Umberto? Nell'ultima. E sai quanto ci mette ad ammazzare il primo? Quanto io ci metto ad ammazzare la metà di voi? Guarda che facciamo, noi mettiamo giù i fucili e ce ne andiamo a santa pace. Non credo proprio. Abbiamo avuto una lunga giornata. Non possiamo tornare a casa a mani vuote, vero? Dobbiamo ammazzare 15 nemici al giorno. E voi siete i primi che incontriamo. Basta con le cazzate. Mettete giù i fucili. Giù i fucili. Io sono dei vostri. Finalmente uno che ragiona. Forza, vieni da questa parte. Ragazzino, questi ti mangiano per cena. Zitto tu! Marcello, butta anche tu il fucile. Dai! Dai retta al tuo amico. Butta il fucile. Se butti il fucile ti sparo io a te. Mario, pinta c'è buio, Mario! Delle medaglie. Questo. Mann! Bleib hier in der Reihe! Mi sa fare tornare. Tu quanta gente hai ammazzato? Tanta. Sì, tante, ma quanti?
Molta di più di quella che pensi tu. Sì, si è vista ieri quando la partigiana ha acceso. Sì, ma sono italiani come a noi, che c'è? No. Sono comunisti. Quelli non credono in Dio. Vogliono portarsi via tutta la roba che c'ho. Sì, ma che facciamo se vincono la guerra? Non la vincono la guerra. Se fate come me non la vincono la guerra. Se fanno come a te, sabato, palle, poi arrivi e te ne vai. Se non stai zitto, t'ammazzo. Fantastico! La signora tenente piace giocare a scacchi. Mm-hmm. Abbiamo molto in comune. Anch'io ho imparato ad apprezzarli. È un gioco dalle infinite possibilità. Questi sono i suoi scagnozzi, signor Rossini? Certamente. Sono come dei figli. Gli unici leali, devo aggiungere. Leali. Sì, bravissimi uomini, dalla testa ai piedi. Mi stavo chiedendo se potesse prendere in considerazione il fatto di darmeli. Signor tenente, è tutto quello che mi rimane. Alla mia età e con il cuore debole, non sono poi tanto indipendente. Beh, ma io sono sicuro che lei se ne libererebbe volentieri se la sorte dell'esercito italiano se ne giovasse. Il signor tenente lo ritiene di tale vitale importanza, allora io gli cederò con piacere. Soldato, porti questi uomini in compagnia di loro degli uniformi. Come l'ha già spiegato il tenente tedesco, i nostri eserciti sono in grande difficoltà, non abbiamo neanche da sfamare i nostri soldati e tutti hanno visto le ricchezze che avevate quando siete arrivati qua. Non me lo perdonerebbero mai se vi lasciassi andare. Quindi la migliore offerta che il signor tenente mi può fare è quella di essere suo prigioniero. Credo che non basti, signor Rossini. Sa, viviamo in tempi in cui abbiamo bisogno di cose più forti. Per mantenere il rispetto dei propri uomini bisogna offrire loro, come dire, un sacrificio. Il signor tenente ha uno strano senso dell'umorismo. Lei dimentica che io ho il cuore debole. Io vorrei scherzare, signor Rossini. Vorrei che questa guerra fosse uno scherzo, ma non è così. Quindi lei darà in pasto a leoni uno della sua razza. Gioca al gioco dei tedeschi. Per che cosa? Per guadagnarsi una di quelle belle croci nere? Vada pure avanti, signor tenente. Venda l'anima al diavolo. Vivrà un po' più a lungo, forse. Ma non si dimentichi che gli occhi di Dio le sono puntati addosso. È stato un piacere conoscere, signor Rossini. Verme! Schifosissimo verme! Topo di fogna! Porco! Tu non sei nessuno! Tu non sarai mai nessuno! Traditore! Ti sputo! A te, a tua madre, a tutti i tuoi antenati! Strano. Qualche volta uno perde la partita prima di fare la prima mossa. What does it say, Sal? Anybody who finds materials that the Americans are dropping has to notify the Germans. Sal, you got a lay? Somewhere!
Hold your fire. We gotta get the radio. It's on Sal's back. I'll get it. No. Not you. Jimmy. Why don't you send Murphy? Louis, you stay. Jimmy, you go. And that's an order. Io dico di tornare al campo e fare il rapporto, perché qua non abbiamo stabilito niente, sai? I prigionieri li trattano bene. La guerra è persa. Prima o poi saremo prigionieri di qualcuno, per me. Che tu stai americano, non è vero, sabato. Abbiamo vinto. Poi abbiamo vinto. Ma sabato, stai vincendo che cosa? Ci siamo spalassati di uno di loro. Non arriverà un altro milione, ma noi che facciamo? Siamo solo tre. Do, Louis. We can get out of here like that Scottish guy. Not me, Louis. Just two of you. Just two of you? Do it. All right, come here. Put down the gun.
Bella giornata. Per caso lei sa che ora è morto Cristo? Glielo potrà chiedere lei di persona fra 5 minuti. Sempre che non la mandino all'inferno. Allora se lo faranno ci rincontreremo. Qual è il suo ultimo desiderio? Un pezzo di pane e un bicchiere di vino rosso. Un Chateau Latour del 26 le potrebbe andare bene, signor Rossini. Slegatelo. Diego de Stes! Squadra alt! Diego sinistra! Non sono mai stato un eroe, tenente. Mi dispiace. Si accomodi pure. Attenti! Carica! Carica! Puntate! Fuoco! Avanti, marcia! Schultz, reich mir doch mal den Lappen. Verdammte Sauerei! Wer von euch hat den Dreck dahin geschmissen? Ganze Linie in alle Schienen! Ragazzi, guardate cosa ho preso! Cosa succede? Che cosa succede? Presidente, il chef è nostro! Ehi, Pietro, gli ha sparato! Das ist mein Gewehr! Ja, das riecht mit meinem Gewehr, Ali! Ruhe! Komm, haben die Italiener ein deutsches Gewehr, treffen sie was! Schnauze! Hat doch recht! Spaghettis treffen sonst nicht mal eine Scheune! Den nächsten, der das Maul aufreißt, den stelle ich vors Kriegsgericht! Scusi, tenente. Stia zitto. Ma siamo stufi di questi tedeschi.
Wenn wir die Portionen klein halten, dann reicht es für beide Seiten. Wie kam denn dieser der Herr liegt? Ja, aber mit einem deutschen Gewehr. Das Reh ist italienisch. Muss ich Sie daran erinnern, Herr Leutnant, dass wir Italien besetzt halten? Wir bestimmen den Koch und Ihre Leute kümmern sich um das Feuer. So, Herrschaften, jetzt ist soweit. Der Toni und ich, wir haben einen Rehbraten, haben wir fertig. Jetzt stellt euch auf in der Linie und dann geht's gleich los. Komm, auf geht's. Geh mal, bevor das Reh kalt wird. Ja, danke. Ragazzi, mangiare pronto, mettete in fila. Forza, forza. Guten Mangiare. Io l'ho cucinato io questo con il cook. Questo va, muovetevi. When are we going home? You boys are not thinking about bailing out on us before the big one, are you? Yeah, they gotta take back their wheelbarrow. Don't pay any attention to them. All right, listen up, fellas. Recon said that Teds have abandoned Luciano, so there's not gonna be a lot of resistance once we get up there. Now, we got support from First Army. Artillery opens up at 1345. 1400, that's when we're gonna go, all right? All right. Let's go. All right, some assault, we're up on ammo. All right. Let's move on! Go in, get those troops here! Get them in action! Shoot, out of there! No, we're with quartermasters! Get your asses out of there now! Schon ist der Laden hier dicht. Wir sind schon 5 Kilometer hinter uns. Kamerad, weiter! Danke, Herr Major! Die Amerikaner rücken an! Herr Leutnant, ich
Ich habe Anordnung vom Bataillon für Sie. Losung. Die Springflut steigt. Weiter. Sie haben den Auftrag, den Ausbruch der 29. Panzergrenadierdivision zu sichern. Sie sollen die Stellung bis zum letzten Mann halten. Sonst noch was? Nein, Herr Leutnant. Vielen Dank. Heil Hitler. Wolf. Jawohl, Herr Leutnant. Lass das gesamte Lager antreten. Männer, die letzten Wochen waren nicht einfach. Aber ihr seid alle gute Soldaten. Jeder von euch. Und es war mir eine Ehre, euer Kommandeur zu sein. Ich brauche jetzt zwei Freiwillige, die mit mir hier bleiben und den Feind zurückhalten. Der Rest versammelt sich abmarschbereit in einer Stunde. Ihr werdet das 365. Infanteriebataillon in Pianoro treffen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Heil Hitler. Heil Hitler. Heil Hitler. Abtreten. Ihr Land ist wirklich wunderschön. Sogar im Krieg.
magazine. Let's make it good. Hey, this one. Oh, this is mine.